Allora, Magtesim ha Enovitis in campo. La cosa interessante provata, diciamo, proprio quest'anno è il nuovo erbicida Lens a base di glifosate e di flufenican, così come vediamo in questo cartello. Le caratteristiche del formulato sono quelle di avere una selettività straordinaria un po' in tutte le culture, compreso ovviamente la vite, e un'attività altrettanto interessante soprattutto su alcune ruderali come la malva, che sono di difficile controllo con gli altri erbicidi. Si possono vedere anche il testimone, ovviamente molto inerbito, e i risultati del prodotto proprio nella vite qua a fianco. Allora, un'altra novità di Magtesim è Vineto, una miscela di buperimate e tebuconazolo, noi diciamo fatta apposta proprio per le problematiche delle tolleranze o resistenti ai triazoli e ad altri prodotti, così come sta uscendo, diciamo, ultimamente. Il dosaggio è 1,5-2 litri per ettaro di formulato commerciale, e qui vedete praticamente le caratteristiche del prodotto. La cosa più interessante di questo formulato è l'applicazione estremamente precoce proprio nelle prime fasi vegetative della vite, per sfruttarne al massimo l'attività. Ovviamente le novità non si limitano al Lens e al Vineto, abbiamo anche delle interessanti novità di linea sul discorso peronospora vite, dove noi riteniamo, e qui siamo in Veneto, nella regione per eccellenza della peronospora, il folpet come principale attore della difesa. È chiaro che in questo tipo di calendario noi abbiamo inserito due interventi di folpet all'inizio, nelle prime fasi vegetative, proprio per il discorso anche scoriosi. Sappiamo che il folpet ha un'attività interessantissima sulle scoriosi, per poi tenere i Quantum, i prodotti a base di Dimetomorph, nella parte centrale, e finire con l'Isaio, che è un'altra novità, un prodotto a base di Chazofamide. Questo è un tipo di linea. Se ci spostiamo eventualmente nell'altro cartello, vediamo anche un'altra linea proponibile sempre con prodotti Magtesim. Altra linea sempre da disciplinare, difatti vediamo l'apertura con due ditiocarbammati, il Metirem in particolare, per poi tenere nella parte centrale gli interventi di Dimetomorph più Folpet, Quantum F. Ecco, la cosa estremamente interessante proprio dal 2014 è avere la possibilità, dopo il Dimetomorph, di utilizzare una miscela di Dimetomorph più Chazofamide, Isaio, per poi chiudere con il solo Isaio nella settima applicazione in questo particolare caso. È chiaro che Magtesim ha provato queste diverse linee proprio per affrontare, in termini anche di disciplinare, di limiti di prodotti, la difesa integrata, diciamo, ed efficace, la più efficace possibile.